Abituare i bambini alla solidarietà. Gli alunni dell'Istituto Comprensivo Mario Bosco di Lanciano hanno celebrato la giornata per i diritti dell'infanzia consegnando i fondi raccolti per l'adozione di una scuola in Etiopia, con un assegno simbolico nelle mani di Angelo Rosato, presidente di Progetto Etiopia Onlus. Festeggiando i ragazzi per questa ricorrenza, devo dire che sono felice, onorato, contento che questi bambini abbiano fatto una donazione, grazie anche alla preside Spinelli e a tutte le insegnanti, per aiutare la scuola di Agamsa al sud dell'Etiopia. Questa scuola, l'abbiamo costruita anni fa, aveva necessità di essere sostenuta per non chiuderla, e grazie all'impegno di questa scuola, quindi dell'Istituto Comprensivo Mario Bosco, questi soldi andranno a 200 km a sud di Addis Abeba. Il villaggio si chiama Agamsa e lì c'è questa scuola che è sostenuta dai bambini di Lanciano. Presente anche il sindaco di Lanciano, Filippo Paolini. Beh, queste sono azioni concrete di sensibilizzazione e naturalmente i bambini sanno che, come ha detto prima la docente, evitiamo gli sprechi ricordandoci che nel mondo ci sono tanti bambini che soffrono la fame e che vanno aiutati anche da noi, che viviamo sicuramente in una società più tranquilla. Alla manifestazione ha partecipato anche una delegazione del Kiwanis Club Francavilla Costa dei Trabocchi. Slogan, canzoncine, una giornata diversa per costruire un futuro migliore. Mirella Spinelli, la dirigente scolastica. Stiamo tentando di mettere un piccolo seme nei nostri bambini affinché possano capire quanto sia importante l'istruzione per tutti i bambini del mondo e quanto loro siano più fortunati rispetto a tanti altri che naturalmente hanno tutti i diritti, tra i quali appunto l'istruzione. E quindi con questo progetto, con questa attività, cerchiamo di fondare un futuro migliore per i nostri ragazzi, non solo per i nostri, però per tutti i ragazzi del mondo.